Ehi là ragazzi, ciao da Nick e bentornati qui su Minecraft Real Pack. Allora ragazzi, dove eravamo rimasti nel precedente gameplay? Avevo da poco sistemato la centrale elettrica. Accenditi! Oh yes! Quindi vediamo un po' le batterie cosa fanno. Tornate, vedete? Vedete qui che si è abbassato? Si è abbassato perché praticamente mancando il sole, senza sole, non si stavano più caricando le batterie. Adesso, come potete ben vedere, le batterie si stanno caricando. Quando invece noi le consumiamo, quando noi consumiamo la corrente, andrà giù. Andrà giù anche in base a quanta corrente comunque sta ricevendo. Quante, insomma, dipende anche da quanta è la carica che ricevono, anche ovviamente. Allora, ragazzi, quindi dobbiamo portare la corrente dentro casa. Per fare ciò porterò un filo dentro casa. Allora, mi serve assolutamente una bella pala perché voglio portare il filo sottoterra. Non mi va di avere un filo volante. Potrei. Sì, vediamo adesso come facciamo, ragazzi. Dunque, mi serve. Vediamo se ho dei bastoncini. Mi pare che dei bastoncini. Non quelli della Findus, comunque. Comunque, pare che dei bastoncini li avevo messi qui da qualche parte, non mi ricordo dove. Facciamo così e non ci pensiamo più. Un po' di ferro. Ok, quindi questo andava qua, questo andava qua, questo qua, questo qua, questo qua. Ah, ah, ah. Benissimo, creiamo una bella pala. Creiamo una bella pala. Abbiamo la pala di ferro. Resistentissima. Quindi perché la pala? Perché Nick, a parte che dovrebbe cambiare mouse, che non gli funziona più tanto bene, devo portare il filo dentro casa. Dunque, come io lo portiamo sto filo dentro casa? Io lo vorrei portare qua dentro. Vorrei sfruttare questo spazio come piccola, diciamo, centralina dentro casa per la gestione della corrente. Come facciamo? Allora, io direi di scavare un piccolo tunnel. Più o meno così. Andiamo un po', devo andare lì dentro. Vediamo se riusciamo a trovare il punto più o meno esatto. Mo', vediamo se riusciamo a trovare il punto esatto. Ecco, ci siamo. Speriamo che non ho rotto niente. Quasi. Buongiorno! Si accende la luce. Perfetto, ragazzi, potrei addirittura già portare giù il filo da qua. Vediamo se riusciamo a tappare qui con un bel blocco. Allora, il timer non mi serve, mettiamo questo. Se funziona, no. Ah, beh. No. Mettiamo invece questo. Ok, bene, abbiamo nascosto il filo, speriamo che non c'è nessuno ad attaccarmi. Quindi ci portiamo. C'è nessuno? No. Ho paura che qualche mostro magari mi voglia attaccare. Allora, scaviamo qui sotto. Stoiamo anche questo blocco. Ci siamo quasi, eh. Ok, fatto ciò, portiamo il filo dentro casa e qui lo dobbiamo tappare. Lo vado a tappare con questo. Allora, uno qua e uno qua. Poi così, così. Al momento diciamo che lo andiamo a tappare così. Ok, andiamo dentro casa, andiamo a continuare il cavo. Mi serve l'acqua assolutamente. Ah, bevi, bevi, bevi. Allora, siamo dentro casa. Qui c'è il vecchio impianto che io, ragazzi, non voglio più usare perché tra poco vi faccio vedere cosa Nick va a sperimentare. Allora, portiamo il cavo dentro e qui dobbiamo chiudere come abbiamo fatto prima. Quindi mettiamo questo qua. Questo qui, ok, ci siamo portati dentro casa la corrente. Adesso Nicche vi farà vedere un altro modo per illuminare dentro casa. Allora, questa batteria non la usiamo più. Quindi
Non usiamo neanche il tasto. Useremo una connessione senza fili, ragazzi. È molto più bella. È la mia testa che mi gira o è qualcos'altro? Ok. Paolo, piano, mi gira la testa. Che oh, ma che roba, si comincia a vedere male. Cos'è? Già mi bruciano gli occhi. Poi fa così. Ok. Allora, vi farò vedere un altro sistema per illuminare dentro casa. Useremo una connessione senza fili, ragazzi. Dico, ah, che bello, senza fili. Anche perché così ne recuperiamo di filo. Allora, come facciamo? Diciamo che io vorrei magari illuminare. Cioè, magari voglio accendere solo una stanza. Sì, qualcuno dirà, vabbè, Nicchia, puoi mettere lo stesso sistema che hai usato nella cabina dell'elettricità in modo tale che quando passi si accende la luce. No, metti che io voglio tenere le luci accese. Quindi, come facciamo? Facciamo così. Allora, mi servo un tasto. Allora, dobbiamo usare i tasti che avevo comprato. Dove sono? Wireless button, wireless, da qualche parte li ho messi, li devo solo vedere, ma dove cavolo li ho messi? Dove sono? Oh, li ho comprati, li ho comprati, con calma, devono essere qua da qualche parte, come che non li vedo? Ah, eccoli qua. Ok, meglio tardi che mai. Quindi diciamo che io potrei mettere un tasto qua, poi si possa aprire, va bene. Un altro qua, uno qui. Non era qua, vero? Dall'altra parte dove l'ho messo? L'ho messo nel punto giusto, va bene. Allora, come facciamo adesso? Nick gli va a dire a sta lampadina che viene alimentata a distanza, non più dal cavo, ma a distanza. Gli devo solo dire chi è che l'alimenta. Quindi diciamo che si tratta della lato sinistro, no, lato destro LD, lato destro 1, lato destro 1 e mi pare che non gli devo mettere altro. Lato destro 1 e gli mettiamo magari anche un punto. Qualcuno dirà ma perché è il punto? Poi lo spiego. Qui invece gli mettiamo lato destro 1 senza punto. Ok. Quindi qua gli abbiamo messo LD1 e qua gli abbiamo messo LD1 senza punto. Qui gli mettiamo LD1 senza punto. Qui gli mettiamo LD2 senza punto. Qua gli mettiamo... dai. LD2 punto. Io ho detto lamp supply. Ok. Qui gli mettiamo LD2 senza punto. Ok. Allora, LD3 senza punto. Qua gli mettiamo LD3 punto. Ok, e qua gli mettiamo anche LD3 senza punto, LD3, qui gli mettiamo LD4 senza punto, dov'è? LD4 con punto, abbiamo finito. Per la prima parte. Ah no, manca uno. LD4
Senza punto. Ok, direte, beh, non si accende la luce, ovvio, gli manca la corrente. Come facciamo a dare corrente? Allora, abbiamo quattro stanze, quindi abbiamo bisogno di quattro di sti cosi che adesso vi faccio vedere. Ma allora, dunque, così, uno, due, tre, quattro. Adesso ci dobbiamo mettere qui i... Ok, come ragazzi, caspita allora si sono un chiama? attimo andato al mercato perché non avevo questi. Non li avevo comprati, credo, almeno non li ho trovati. Non ce li avevo nel borsone. Ho guardato un po', mi sa che me li sono semplicemente. Mi ero semplicemente dimenticato di comprarli. Quindi i lamp sapli, questi qua, li dobbiamo andare a mettere uno per ciascuno delle stanze. Quindi dobbiamo metterne, vediamo un po' adesso come funzionava. Uno, due, tre, quattro. Ok, li andiamo ad alimentare, anzi no, non li devo andare ad alimentare adesso, semplicemente devo mettere sotto, qui sotto ci dobbiamo mettere questo. Mi pare che sia corretto questo, ok, questo e questo. Gli diamo alimentazione anche a questi, ok. Dunque, adesso ah, ok, qui ci va il cavo elettrico, appunto, quindi uno. Bene, due, bene, tre e quattro. Allora, qui adesso ci dobbiamo noi andare a scrivere, mi pare. Allora, cos'è che abbiamo detto? LD, lato destro 1, mi pare. O no? Cos'era? Fatemi dare un'occhiata. LD, ok. Quindi LD1 punto. Allora, LD1 punto. Fatto. Qua. LD2 punto. Poi LD3 punto. E qua LD4 punto. LD4 punto. Non è ancora finita, ci dobbiamo mettere sotto un ricevitore, questo qua. Dunque, il ricevitore ne mettiamo uno qua, un altro qua, un altro qua e un altro qua. Dunque, al ricevitore gli dobbiamo dire questo era LD4, ok, connesso. LD3, perché se sbagliamo ovviamente non accendiamo quello giusto. LD2 connesso ed LD1 connesso. Allora, se funziona, ragazzi, si dovrebbero accendere le luci. Questo è LD2. LD2. Ok, cominciamo bene, non funziona. LD2, corrente c'è, no? LD2 dovrebbe essere questo. Dovrebbe essere questo qui. Allora, LD2, non vorrei che sia il problema il punto. Proviamo a togliere sto punto, mettiamo un 2-2. Vabbè, scusa, se metto punto c'era, funzionava, connesso. Perché quindi non funziona? Powered by lamp supply. LD1, perché non funziona? La corrente c'è, no? Vediamo se c'è corrente, non vorrei che... Innanzitutto questo qui non ci doveva essere. La corrente dovrebbe esserci, credo. Vediamo un po' se c'è corrente. Proviamo con il tester. La corrente c'è, 59 volts.
Vediamo. Ok, la luce si è accesa, quindi è evidente. Qual è che ho acceso questo? Quindi il problema è qua. Il ricevitore ha qualche problema. Forse è questo che dovevo mettere, perché ancora non so bene di preciso quale sia l'opzione giusta. Forse ho sbagliato. Anche qua ho messo toggle. Vediamo. Ok. Ok, ragazzi, abbiamo indovinato alla fine. Ok, spenta. Olè, ragazzi, funziona. Quindi posso accenderla, spegnerla da qua. Posso spegnere, questo non serve più, questo non serve più. Ok, ragazzi, quindi alla fine siamo riusciti quantomeno a far funzionare l'impianto di questa parte di distanza. Qui sopra mi sono dimenticato di farlo funzionare. Qui volendo, ovviamente un altro ci starebbe volentieri. Dunque, vediamo un po'. Lì sopra potrei fare col tasto o col timer. Vediamo un po'. Comunque, dunque, potrei metterlo volendo. Non ne ho la più pallida idea. Dove lo metto? Potrei metterlo. Una bella domanda. Dove ci sta? Boh, proviamo a metterlo qua da qualche parte. Così. Così. Relay. Così, ricevitore. Ok, qua ci sta. Solito cavo. Ci dobbiamo scrivere LD sopra, LD sopra era col punto o senza punto? Col punto mi pare. LDS punto. Qui LDS basta. LDS e basta. Toggle. Vediamo, ok. Quindi qua gli si va a dire, ops. Comunque. Quindi qui ci mettiamo LDS punto. E il tasto, io direi che potremmo metterlo. Una bella domanda, dove lo metto? Ah, non ne ho la più pallida idea. Magari ci stava là. Sul tetto, bello. Ok, proviamo sul tetto, dai. LDS. Olè! Abbiamo la luce anche sopra. Ok, quindi ragazzi, abbiamo la luce nelle varie stanze. Poi pian piano andremo ad alimentare il resto della casa. Quindi ragazzi, io direi che ci fermiamo qui. Abbiamo almeno cominciato ad alimentare la prima parte di casa, quindi stiamo almeno sfruttando questa zona per l'elettricità di questa stanza. Faremo poi lo stesso dall'altro lato. Vedremo sopra invece, sopra dove? Sopra, sì, me lo dico da solo. Vedremo qui sopra invece come faremo per l'alimentazione, dove andremo a nascondere i vari componenti. Eventualmente faccio un'altra cabina qui, vediamo. Quindi ragazzi, io direi che per il momento vi saluto, poi vedrete in giardino cosa farà Nicche con la luce, e poi vedrete. Ragazzi, vi saluto, ciao alla prossima!